questo modo di remare si perde nella notte dei tempi. Nessuno sa chi l'ha inventato, sicuramente è stata un'evoluzione del remare, che era il modo di propulsione che c'era per secoli sulle barche, abbinato alla difficoltà del nostro lago, perché è unico del suo genere, che si usano dei remi molto più lunghi del normale, perché si usano come delle leve e si usa il peso del corpo bilanciandolo, spostandolo sul remo davanti e sul remo di dietro. In 50 anni i remi mi hanno portato a casa due volte, perché mi si è rotto il motore, perché basta un niente e si torna indietro di centinaia di anni senza neanche accorgersi. Basta una rottura di un motore che ti lascia a piedi in mezzo al lago. Vabbè che oggi come oggi non è come una volta, che i soccorsi venivano soltanto dai santi. Adesso c'è il telefonino in tasca, ma per secoli gli unici che potevano intervenire ad aiutare i pescatori sul lago si affidavano ai santi, alle preghiere dei santi. Io il pesce l'ho preso sempre con le mani o con le reti, mai con la canna. E mi ricordo dove c'è i sassi lì dietro, gli scogli, c'era sempre pieno di i varoni, che dicevi i varoni, dopo diventai trioti. Allora con dei cespugli di erba con le sue radici facevo un cerchio, poi nel periodo della fecondazione tiravo su due entrate e loro andavano dentro a fecondare contro alle radici dell'erba. Lo chiudevo e prendevo il pesce per mangiare. Oh! Aspetta! No, non è che fu un'intervista. Ecco qua. Il Cavallaro ho fatto il periodo lì perché lui prendeva la nuata che c'era la spinata lì, ad Esensalvo, la prendeva come appalto e allora aveva il diritto di andare a pescare, siccome che c'era il fratello, l'altro fratello andava via col papà. E lui restava da solo, ora mi ha chiesto se andavo io. E sono andato io insieme a lui. Questi sono i famosi volantini, le reti dei coregoni, reti volanti. E si spostano con la corrente. Tanto è vero che ci mettiamo un segnale luminoso proprio per vedere dove vanno. Io sono 55 anni che faccio il pescatore. Era il 67 quando ho preso la licenza di pesca. Ho fatto moltissimi anni a pescare con mio papà. Io ti potrei dire che tipi di reti usavano Gesù Cristo, il lago di Tiberiade là, perché è rimasta immutata per
per millenni la pesca. In pratica erano reti enormi, lunghissime, che si circondava un pezzo di lago, poi veniva recuperata la rete e il pesce che c'era dentro arrivava alla fine e la si tirava dentro tutto insieme. E si mettevano le reti più di una volta, si metteva giù, si tirava su in continuazione, giorno e notte. Poi invece con l'avvento delle fibre sintetiche hanno cominciato a fare le reti sempre più sottili, in cui il pesce non le vedeva. Adesso in pratica le reti pescano da sole, una volta calate fanno il loro lavoro. Durante le ore che non c'è la luce il pesce non le vede, ci finisce dentro, rimane immagliato con la testa. Adesso siamo al largo della punta di San Sivino e stiamo andando verso Sirmione, verso la punta di Sirmione, verso praticamente le grotte di Catullo. Siamo in mezzo al lago, qui abbiamo una profondità di 150-180 metri, 170 metri, però le reti sono sospese e galleggianti e pescano nel pelagico, cioè nello strato superficiale. Siccome il coregone è un salmonide e come tutti i salmonidi piace l'acqua fresca, fredda, man mano che si scalda l'acqua si porta sempre più in basso, dove la temperatura del lago è più fredda. Il lavarello è il tipo proprio specifico del lago di Garda. Il coregone è la famiglia. Noi del coregone facciamo una cosa importantissima che adesso negli ultimi 2 anni ci stanno impedendo di fare, che è la fecondazione artificiale e la semina dei pesciolini nati. Ne seminiamo nel lago qualcosa come 40 milioni tutti gli anni. Adesso è 2 anni che una legge europea ci impedisce di poterlo fare perché non è autoctono. È 2 anni che abbiamo l'incubatoio fermo e questo è un gravissimo danno enorme per il lago di Garda, perché non potendo seminare i pesciolini, fra 4-5 anni, quando è l'ora di pescare quelli di quella generazione lì, non ci saranno e rischiamo di non avere più i coregoni nel lago di Garda. Ah, si può prendere anche 100 kg in una mattina, come si può prenderne 10 kg, come 5, la pesca non si sa mai come va. Queste reti sono sottilissime, sono costruite con la bava dello 010. Sono estremamente sottili. E pensa che il coregone ha una vista talmente sviluppata che durante la notte con la luna, col chiaro della luna, riesce anche a vederle e se ne pesca molto meno. Che è molto bebè di Noalte. E mi ricordo che l'85 avevo su i slip, le mutande con mezze maniche, le mutande lunghe, i pantaloni, una tuta ai gambali. Se andavo dal lago non so cosa veniva fuori, del freddo che faceva. Avevamo la barca dove c'è la sponda, c'era tutti i candelini di ghiaccio, del freddo che faceva, e alle 5 eravamo fuori in mezzo al lago.
Queste sono reti per la pesca delle tinche. Sono alte 3 metri, hanno i buchi grossi e hanno un filato più grosso rispetto a quelle altre reti, perché le tinche sono pesci più robusti, no? Poi ci vedono anche un po' di meno, si può usare dei filati più robusti. Se ne sta camminando, che canker veloce. Le reti sulle corde vanno montate a mano, ancora usando le navicelle e gli aghi. Ci sono nei musei romani, né? Sono ancora quelli uguali che avevano inventato gli antichi romani. Era il lavoro che faceva mio papà. Fino a 95 anni mi ha montato tutte le reti. Fino a 87 anni è venuto fuori in barca con me. Mio papà per metà della sua vita fa di pescatore, per 50 anni, no? Subito dopo la guerra fino agli anni 70, l'avvento dei motori, quando andavano a remi, aveva le barche e la metteva in quella darsena che c'è lì di dietro, dove c'è quella casettina lì sulla spiaggia, c'è una piccola darsena. Tiravano sulla barca qua perché da qui erano comodi a remi a venire fuori nelle zone di pesca. E per riposarsi aveva fatto una baracca che c'aveva dentro 2-3 brande, che era fatta con le casse delle bombe di ferro, le cassette delle bombe di ferro, avevano fatto le pareti riempite con i sassi e avevano fatto queste baracca e si riposavano lì finché veniva ora ad andare fuori a tirare su le reti. E poi con la bicicletta da qua portavano il pesce giù in paese, per non andare a remi fino a Desenzano, che ci voleva un'ora di remare e più. Le aule se le prendeva quando fecondavano sulla riva. Ora venivano a fecondare lì sulla spiaggia. Con quelle reti qua se li chiudeva un po' più in fuori, poi si andava giù, se li raccoglieva. E questo qua è una rete alle sacche. Questa qua sarebbe fatta con 3 maglie. Questo qua, lei spinge, le aule venivano fuori e lì facevano il sacco. Poi rimanevano qua nel sacco, noi là da sopra le tiravamo su e venivano fuori tutte. Era pieno di aule una volta il lago. Io mi ricordo venivano a fecondare lì sulla spiaggia. Io e un signore qua che una notte mi ha aiutato, ho fatto un colpo di qua, un colpo di là, ho preso un quintale. La rete questa qua me l'hanno portata fuori 10 metri. L'unione fa la forza. Un pescettino così mi ha portato fuori la rete 10 metri. Perché se ne entro tante quella notte lì. Io avevo gli stivali, metà stivali, ne avrò dentro mezzo chilo per stivali. Non si vedeva neanche il fondo del lago del pesce che c'era. Ma allora non c'era quelle anitre lì, non c'erano i cigni, non c'erano i cormorani, non c'erano le gazzette bianche, non c'era l'airone. Nel periodo della frega dei coregoni, i cigni sono là tutti che hanno il collo lungo e lì sentono le uova e li mangiano tutti. Se andiamo avanti così, fra un po' resta un lago di uccelli, no, ma non di pesce. Queste qui sono trote di allevamento. Una volta qui nel lago questo lavoro qua lo facevano con i carpioni. Una volta lo seminavano, c'erano le semine con l'incubatore che una volta era peschiera,
e facevano le semine nel lago dei Carpioni. E negli anni 60 se ne pescavano tanti ai ristoranti, agli alberghi, davano il carpione di lago, non la trota d'allevamento. Poi hanno detto che le semine non andavano bene e così alla fine del carpione è sparito. Non se ne pescano più. Noi 2-3 anni che non ne vediamo più neanche uno. Eccoli qua, appena pescati. Il pesce che peschiamo principalmente è il corregone, poi dopo peschiamo il persico. Le sardine si pescano principalmente dal 15 di maggio fino a fine giugno. Dopo qualcuno si può pescare anche più avanti, ma però buone sono quel periodo lì. Vai! Tienile separate da queste. Ecco, l'argento che va sulle brace. Perché anche che abbia le brase, perché lei c'ha la ciacolà. Colpa tua, Sergio, smettila di bere. La pesca delle sarde è stata, come quella delle alborelle, è stata la pesca principale per secoli qua nel lago. Era la pesca della primavera, era le prime grandi periodi di pesca, tanto è vero che c'è un vecchio proverbio che dice che se a San Giovanni te che mia ciapata il pes, l'ertodan, San Giovanni cadeva il 26 di giugno. Venivano fino a mai di Flero a prenderle, le sardine, di Bergamo. Stavano qua a aspettarci che arrivavamo dentro. Prendevano su una casettina per ciascuno, noi facevamo un bot, si è presa poco, senza pesarle. A loro erano contenti. Era la stagione in cui i pescatori finalmente potevano prendere un bel po' di pescato e coi guadagni che facevano pagavano i mesi della magra dell'inverno e pagavano i debiti del salumiere, del pane. Sono movimenti automatici che si fanno da decenni.
Questa è una fiocina che usavamo andare fuori col faro di notte, io e mio cugino, per le anguille. Qui andava dentro un bastone che era alto 6 metri, perché si vedeva fino in fondo, fino a 5 metri il lago. Era bello calmo, era l'acqua era più pulita di adesso. E con questo qua le anguille andavano, erano come i bici, cin, cin. Partevamo dal Vo, andavamo fino mai all'isola del Garda di notte. L'isola dei conigli non so quante volte l'abbiamo fatta attorno. E ora lì noi a 20 metri dalla riva li aspettavamo lì e poi cic, con la frocina li prendevamo. Andavamo fuori col faro, andavi sui scogli, lì dove c'erano i scogli, chiaro, sembrava di essere un altro mondo. Giù dei scogli, ti dico la verità, avevo un po' paura perché sembrava un camposanto. E mi ricordo una notte, anche lì, eravamo lì vicino all'isola del Garda, è venuta su una burrasca tutta di colpo. Noi sapevamo ormai la riva, la conoscevamo bene. E ora sappiamo che c'è un porticino lì all'isola del Garda. E ora io e mio cugino siamo andati dentro. È venuto il guardiano, mi ha detto, qua non si può stare. Mio cugino Gadì, quanto il mare, le burrasca, tutti i porti sono buoni. Era una vita dura perché tante volte io ho visto delle burrasche tremende. Sai quante volte siamo venuti a casa che dove eravamo seduti sulla barca c'era l'acqua sotto sedere? Perché quando prendevi quelle onde lì, ogni colpo dentro, due o tre secchi, pum, dentro due o tre secchi. Lei che ci vuole un gran coraggio, ci vuole sempre non aver paura. E quello lì, sta sempre calmo, ci è andata sempre bene. Tante volte noi, quando c'era la burrasca, andavamo dentro un mese i canetti perché si erano riparati. Dopo era brutto tornare a venire fuori, ma però il canetto era la nostra salvezza. E c'era dentro il pesce che fecondava. Pesce questo, ah, lasciamo andare.
dopo di notte col faro si vedeva di tutto. Qui al porto, specialmente, a stare in piedi di notte vedevi di tutto. C'era gente che veniva a fare l'amore, lasciavano giù tutto fino ai mutande. Riultella che era seppe scadur, quattro de soco e tre nuei, che a parlare di pesca fa una gran confusione. Sendeo l'alte e l'oio te ve de mangiare il pesco, sentine il sour, a desensai a ser mio e la vente ci de, ma mai a Riultella di seppe scadur.